Buongiorno, scusate, non ho ancora acceso la luce, non avevo il coraggio, ho acceso solo quella di là. Comunque, oggi è venerdì, sto cercando di svegliare Francesco, poi alle 9 andrò al lavoro, c'è Marco che mi accompagna e mi viene anche a riprendere, anche se faccio magari mezz'ora in più. Aspetta, devo fare i vetri e già che ci sono, volevo dare una lavata alla terrazza. Quindi vedrò di fare una cosa molto veloce in casa, tanto non c'è stato nessuno, quindi è pulito. Do una ripassata veloce e poi mi dedico ai vetri e alla terrazza. Ok, sono arrivata al lavoro, Francesco è andato a scuola, tutto bene. E niente, mi organizzo un attimo mentalmente e comincio. Ok, ce l'ho fatta, ho finito. Sono le 11:20. È stato terribile perché ho fatto i vetri, come dicevo, e dopo un po' che guardavo in alto per tirare giù l'acqua ho iniziato ad avere le vertigini. Non proprio la vertigine che mi girava tutto, però quella sensazione come se fossi ubriaca. E quindi non riuscivo più a guardare su dopo, quindi andavo così. A caso, mamma mia. E mi sa che anche oggi mi riprendo una pasticchina di quella lì per le vertigini, perché 2 o 3 giorni che sono un po' così. E vabbè, comunque, prendo la spazzatura stavolta, cioè, vi faccio vedere. È questa, una miseria. E sono in macchina con quei vesti, chiudo e vado a casa. Oh, mamma mia, sono arrivata, eccola. No, ho preso subito la pasticchina. Oddio, che palle stasera la pizza, non ce n'ho per niente voglia. Poi questa brutta sensazione delle vertigini, vorrei solo stare. Comunque, sono le 11:36 minuti. E mangio 2 focaccine. Col cane qui è pericoloso. Mangio 2 focaccine al volo. Ma basta! Poi passo l'aspirapolvere. Do una lavata qui dove Oppo fa sempre un casino. E basta. Farò nient'altro in casa oggi. Oggi Francesco esce alle 2:10, quindi se ce la faccio faccio anche la doccia prima di andarlo a prendere. Con molta fatica ce l'ho fatta. Ho passato l'aspirapolvere, ho lavato qui questo pezzettino, ho messo una lavatrice, ho messo a posto i panni, ho svuotato la lavastoviglie. Tutto molto lentamente. Infatti è l'una. Adesso vado a fare la doccia. Voglio anche tagliarmi le unghie, tanto è inutile che provo a mettere lo smalto. Lo avevo messo e è durato 2 giorni. Oh, mi sta facendo le fusa proprio nell'orecchio. È così rilassante che potrei addormentarmi. Oh, che bello! La doccia ti rimette al mondo, mamma mia. Questo tempo che mi rimane prima che torni Francesco, metto a caricare il video per oggi. Che poi quando torna Francesco mi deve raccontare tutte le cose. Passerà un'oretta prima che io possa tornare a fare cose al computer. E quindi vediamo se riesco a farlo adesso. Ok, vado a mettere le scarpe, mancano 5 minuti. Andrò vestita così da casa. Chi se ne frega, non ho voglia di cambiare. Comunque. Tornando al lavoro, sono molto soddisfatta della pulizia che ho fatto oggi. Ho pulito tutti i vetri, la terrazza, ho annaffiato tutto quanto per togliere il salmastro. Poi ho lavato con acqua ammoniaca, poi ho sciacquato di nuovo e poi ho tirato col tiracqua. Ho visto che ogni volta qualcuno è stato in casa, sia l'altra volta che questa volta ho notato da varie piccole cose
messe diversamente, tipo una porta aperta o la tavoletta del gabinetto alzato, le lascio sempre chiuse. E ho notato appunto che c'è stato qualcuno, sia questa volta che la settimana scorsa, quindi spero che anche questa settimana vada qualcuno, così prima che i vetri si ricomincino a sporcare. Ma probabilmente sì, perché inizia il carnevale e appunto loro se lo possono guardare da casa praticamente. Vabbè, comunque io vado. Ho un freddo, mamma mia. Allora, faccio merenda. Non puoi stare sempre in braccio. Non posso tenerti sempre in braccio. Su. Ho un saccottino al cioccolato che stamattina Marco mi ha preso al panificio. Basta! Mangio questo. Poi mi andrò a truccare per stasera. E poi devo passare i pigmenti su tutti i folletti, così poi mando la foto alla ragazza che me li aveva ordinati, così sa che sono pronti e quando vuole, so che sono un po' in anticipo perché li voleva per aprile, però io tanto li ho fatti. E poi un'altra ragazza mi aveva scritto che voleva qualcosa da appendere alla culla della sua bambina, che deve ancora nascere. E quindi poi proverò a fare qualcosa. Ho pensato al nome e soprannome La Fatina. Quindi quello poi magari domani con calma provo a fare questa cosina qua. E poi per il momento ho finito. Non capisco perché dalla videocamera sembra rosso fuoco. Ho messo un rosso molto scuro e l'ho tamponato con la carta fino a che non rimane più il segno, asciugato completamente. Comunque, ho preso tutti i folletti, ora li metto qui, passo i pigmenti e poi vediamo che ore sono. Poi vado un po' di là da Francesco. Eccoli qua, tutti i folletti. È l'ultimo che ho fatto, che deve ancora seccare. Ok, ho cambiato rossetto perché niente, non mi sentivo a mio agio e già la serata per me è difficile, se in più non mi sento a mio agio è la fine. E sono qui a spennellare folletti, mamma mia, non finisco più. Marco stasera esce un po' prima da lavoro, così almeno ha un po' di tempo per stare a casa prima di dover andare in pizzeria. Sto venendo di nuovo mal di schiena. Siamo venuti a prendere regalo per la mamma. Libri. Ho Un libro, libri, due se 8 costano libri. poco. Allora, siamo andati a prendere un libro per la mamma di Marco. Ora tra poco ora di andare. Non vedo l'ora di tornare. Oddio, prima che mi dimentico. E volevo salutare Roberta, vi ricordate tutte immagino di Roberta, che mi ha scritto è felicissima, sta bene, quindi volevo condividere con voi appunto questa cosa e tanti saluti a Roberta, un bacione. Siamo tornati, sono già in pigiama, adesso mi strucco. Stato terribile comunque. All'inizio mi stavo per sentire male perché c'era stra pieno di gente e poi tutti i tavoli appiccicati uno all'altro. Fortunatamente dopo un po' la gente ha iniziato a diminuire e stavo un po' meglio, ma all'inizio ho rischiato di sentirmi male e dover andare fuori. E comunque non ho preso la pizza perché non ce l'avrei fatta a mangiarla, ho preso la pasta al pesto. E niente, finalmente casa. Ora mi strucco e poi tra poco andremo a dormire, quindi vi saluto, vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo al prossimo video. Ciao!